E allora, dottore Giuseppe Sorce, ospedale di Mussomeli, come stanno le cose? Le cose non stanno proprio bene per l'ospedale di Mussomeli. Siamo qua riuniti a questa riunione sindacale per poter cercare di dare stimolo a tutti gli organi che ci possono aiutare, dal sindaco a tutti gli onorevoli della zona, perché siamo in un ospedale, diciamo, che ha bisogno di aiuti. Siccome l'ospedale è di tutti, penso che non dovrebbe avere colori politici. In questo momento basta i comizi, basta le polemiche sterili. Abbiamo bisogno di riavere il nostro ospedale come era nel 1978, con una buona chirurgia, con una buona pediatria, con una buona ortopedia. Devono essere subito sostituite i medici mancanti con tutti gli infermieri, ausiliari e gli ossi che possono essere presenti, per il bene della cittadinanza. E allora unità per questo ospedale? Assolutamente sì. Io ho votato un sindacato di cui mi trovo qua e ho detto basta, basta, aiutiamoci tutti, comprese le forze politiche, i sindacati e noi cittadini per primo, perché l'ospedale è nostro e lo dobbiamo aiutare per poter avere subito queste mancanze, per poterla usufruire al meglio tutti, dai bambini ai più anziani. E con noi abbiamo il signor Polito, sindacalista della prima ora. Ospedale di Mussomeli è stato in agonia, continua ad essere in agonia, e allora questa riunione di oggi a che cosa serve? Noi oggi appunto abbiamo voluto fare questa assemblea per mettere a conoscenza, tra l'altro abbiamo invitato pure il sindaco, il consiglio comunale, la giunta, abbiamo invitato un po' tutti per mettere a conoscenza la grave situazione che c'è in atto in ospedale. Come lei diceva, un ospedale in agonia. Noi diciamo che un ospedale come un paziente, o un paziente che è in gravissime condizioni. Quando un paziente è nelle gravissime condizioni bisogna intervenire subito per cercare di poterlo salvare. E quindi noi oggi siamo qua, stiamo denunziando questa precarietà che c'è nel nostro ospedale, per far sì che, dico, tutti, una volta ci dovremmo svegliare, perché l'ospedale di Mussomeli non serve solo per i mussomalesi, ma serve per tutti i paesi qua vicino, serve anche paesi dell'altra provincia come Agrigento e come Palermo. Addirittura ora vengono pazienti da Prizzi vengono e si vengono a ricoverare qua. Vuol dire che l'ospedale ci credono in questo ospedale, e noi per questo dobbiamo fare del tutto e riprendere tutto quello che è stato chiuso, perché a chiudere sono bravi e fanno in fretta, ad aprire poi non si aprono più. E noi oggi denunzieremo questa cosa pubblica e dobbiamo far sì tutti assieme, speriamo di trovare una coalizione tutti, per sì anche ad andare a manifestare, se serve, se è il caso, anche andare a manifestare a Caltanissetta, andare alla direzione generale, se non ci dà ascolto, o andare anche presso l'assessorato alla sanità, perché i cittadini di questa zona non sono cittadini di serie B, sono cittadini di serie A come in tutte le altre, strutture. E allora le criticità dell'ospedale di Mussomeli, come penso anche negli altri ospedali, sono diversi, ma è arrivata il punto di fatti e non parole. L'ultima delle criticità è la mancanza di anestesisti. Questo non dobbiamo, perché mancano tanti anestesisti, anche a Caltanissetta ormai sono rimasti 12-13 anestesisti e devono coprire un po' Caltanissetta, qua da tutte le parti c'è una forte carenza di anestesisti. E quindi, esempio, ora in questo momento, se succede un caso grave dove c'è bisogno di un anestesista e deve intubare un paziente, non si sa come fare, perché se l'anestesista c'è bene, ma ci sono giornate l'anestesista qui è assente e non possiamo noi aspettare l'elicottero per spostare l'anestesista, perché nelle serate come ora di maltempo che l'elicottero non può atterrare, o magari l'elicottero è impegnato in altre primarie, e come si fa? Facciamo morire il paziente, chi lo intuba il paziente? Perché il paziente deve essere intubato dall'anestesista, il rianimatore. Quindi la cosa è abbastanza grave, perché noi, essendo un ospedale, in ospedale ci portano per tutto,
anche le criticità, incidenti stradali, qualsiasi cosa, e quindi noi dobbiamo proprio, far sì che questo non succeda. Poi ci sono altre criticità, i reparti chiusi, l'ortopedia si è andata in pensione, il dottore Dell'Utri non è stato sostituito, il CERT se n'è andata la dottoressa Iaginta e non è stata sostituita, tutta la salute mentale, il dottore Mischetti non è stato sostituito, la chirurgia è chiusa, proprio stanotte, abbiamo dovuto trasferire un signore con un'appendicopatia a Gela, perché a Caltanissetta non c'erano posti. Dico, ormai è diventata una drammaticità, quindi o noi ci svegliamo e vediamo tutto assieme di riprendere questo paziente, lo chiamiamo un paziente che ormai è quasi in coma, quindi o lo riprendiamo altrimenti quel paziente muore. La malattia quando arriva non chiede permesso a nessuno. Sicuramente non chiede permesso a nessuno, però ancora ci sono dei mezzi dove poter intervenire, e noi dobbiamo intervenire a far sì, cercare di poter salvare questo paziente, o meglio questa struttura. E allora stamattina Palazzo Sgarri, assemblea degli ospedalieri e non solo, ecco, estesa questa riunione anche ai cittadini. Ospedale di Mussomelli, cosa dobbiamo fare per questo ospedale? Allora, che dire, possiamo dire che siamo passati da 130 posti letto a 32 posti letto, quindi già questi numeri già ci dicono tanto. Con un reparto di medicina, un reparto di ortopedia, è un pronto soccorso, una lunga degenza accorpata in questo momento con la medicina. Con 32 posti letto e la differenza di 130 posti letto, c'è una differenza di 100 posti letto dal passato a oggi. Quindi cosa possiamo fare? Chiediamo la riapertura della pediatria, chiediamo la riapertura della riabilitazione, chiediamo che ci siano dei posti letto, chiediamo un'assunzione dei medici, chiediamo tutto questo con la nostra azienda. Ecco, lo si chiede con forza? Sicuramente, siamo qua per questo. Ecco, praticamente la riunione di oggi per dire e gridare che ci vogliono fatti concreti. Fatti concreti, sì, benissimo. Che ma fare con questo ospedale di Mussomelli? Lei cosa dice? I politici devono intervenire a farlo riattivare di nuovo. Dico, possiamo continuare così? No, è impossibile. Salvatore, siamo in pensione? Da quanto? Da un anno. Da un anno. Ti manca l'ospedale? No, no. Manca, se funziona bene, manca. No. Che si va a fare questo ospedale? Non lo so, ma se devono fare i politici. Noi cittadini, cosa possiamo fare? Basta con le parole. Thank you.
e con noi un altro ospedaliero in pensione. Quanto tempo ha lavorato all'ospedale? 43 anni. 40? Praticamente l'ho aperto e io. E come l'ha lasciato? Con mio compare, l'ho aperto io l'ospedale, nel lontano 78 abbiamo aperto noi l'ospedale. Speriamo di non poterlo vederlo chiuso, perché ci servirà pure a noi l'ospedale, che siamo pensionati. Quindi siamo qua, partecipiamo tutti perché è una cosa bella. Speriamo che si muovano tutti, sia politici che musulmanesi, in modo che l'ospedale vada avanti. Cioè ogni tanto viene in mente di fare assemblea, ma è arrivato il tempo che ci vogliono fatti, sì. E non parole. Non parole, esatto. Ci vogliono fatti veramente. Ora aspettiamo che il signor sindaco, che è onorevole, ci dia le notizie che dicono che per questi medici che devono venire, in modo che si possano aggregare all'ospedale e farlo funzionare. Questi sono i fatti che aspettiamo noi. Sabato, dopo ci fa? Me ne accorto. Ok, Salvatore Cardinale, come cittadino, come fare questo ospedale? Come cittadino io non lo so, meglio, dovrei deputare ad altri la soluzione degli annosi, i problemi che attanagliano l'ospedale di Mussomeli. Negli anni abbiamo assistito a diverse passerelle di politici, che i paesani ma anche forestieri, che sono venuti all'ospedale di Mussomeli assicurandoci interventi che avrebbero garantito la soluzione delle problematiche all'ospedale di Mussomeli. Ancora oggi, all'alba del 13 gennaio del 2023, ci ritroviamo qui a parlare sempre degli stessi argomenti. È un ospedale che nel corso degli anni, lì dove ci sono stati tagli alla sanità e dove ci sono state rimodulazioni di piante organiche, cioè di rimodulazione di rete ospedaliere, è stato un presidio ospedaliero che è stato continuamente penalizzato e nel quale sono state eliminate molte unità operative che rappresentavano il fiore all'occhiello dell'ospedale, dell'intero Vallone, ma anche dei paesi, dei cittadini dei paesi, delle province vicine che qui a Ferino. Mandio, come fare con questo ospedale? Siamo qua a difesa dell'ospedale e a tutelare tutto ciò che ci riguarda. Ora inizieremo questa assemblea e noi faremo fronte comune con tutte quelle persone, politica e non, che ha intenzione di difendere il nostro ospedale, perché il nostro ospedale va difeso con tutte le nostre forze. Siamo pronti a qualsiasi iniziativa per poterlo valorizzare e riportarlo come era prima.